Perché la risposta è in cucina, do il benvenuto a un sacerdote, scrittore e soprattutto eh, chef, don Pierluigi Plata. Buongiorno, benvenuto. Grazie, ciao, buongiorno a tutti. Il Vangelo ci fornisce ricette eccellenti per restare in salute in terra e in cielo. Posso dire che ho ammirato in questi 50 secondi che in qualche modo ecco, ti presentano, ho ammirato come. Uh, numero uno hai sfilettato il pesce numero due stavi facendo il sushi numero tre la pasta fatta in casa io ci ho rinunciato da ormai tanto tempo a cucinare queste vale. cose così impegnative vado sul basico però non so forse avrei bisogno di qualche ripetizione allora eh, don pierluigi eh, domanda secca um, come nasce questa passione per la cucina, o meglio, eh, nel promo abbiamo visto, ti abbiamo visto appunto nelle vesti di sacerdote, che poi in qualche modo ecco esce dalla sagrestia e va in cucina. Raccontaci qual è stato il tuo percorso la base è che a me è sempre piaciuto cucinare a casa, in famiglia, il papà, la mamma, i miei due fratelli Anna e Paolo. E così quello è sempre rimasto. Poi invece negli ultimi tempi eh, mi ha interrogato il fatto che ci siano proprio delle esagerazioni, quasi un'idolatria del cibo mm. e delle ricette. Sai che dappertutto ci sono canali eh, televisivi, ci sono riviste, eh, vari anche blog, eccetera, che parlano del cibo. Io dico, è possibile che noi come Chiesa... Non abbiamo niente a dire, qualcosa di più del sul cibo, sulle ricette, sul mangiare. Partendo dalla base che Gesù proprio ha condiviso il mangiare con i propri discepoli, con le persone che incontrava e poi ha lasciato il suo testamento, lo sappiamo, durante una cena, l'ultima cena, quello che poi noi eh, riproduciamo nella Santa Messa. Allora detto devo dire qualcosa e sono intervenuto. Con questo, tipo io la chiamo un'evangelizzazione proprio nella cucina. Ecco perché la risposta è in cucina. Ehm, quindi sì, una la risposta in cucina è, è proprio interessante. Scusa, perché questo devo precisarlo, perché oggi c'è anche il Papa, ha parlato proprio lì da voi al G7 no? De, dell'intelligenza artificiale, del fatto di scegliere che è diverso dal decidere, eccetera. E noi cerchiamo sul web adesso c'è chat gpc questa intelligenza cerchiamo le risposte io dico sì è vero cerchiamo le risposte e sono interessanti però dobbiamo metterci noi eh, a trovare la risposta non aspettarla dall'esterno cucinando ecco qua perché ci sono gli ingredienti di dio ci sono eh, della natura che ci ha dato però cucinando e sporcandoci le mani ritroviamo la risposta Cucinando e sporcandoci le mani, c'è un canale YouTube, La Risposta in Cucina. Sei presente anche sui social, Instagram, Facebook. E poi più tardi vedremo anche un estratto di una tua ricetta. Nelle immagini a supporto che la regia ci sta mostrando c'è anche la ricetta del baccalà mantecato. Ad esempio, ecco, baccalà mantecato eh. su chips di polenta. Come si unisce. Cucinare il baccalà con, eh, con la fede, con il Vangelo, perché tu comunque racconti, spieghi questa ricetta in 12-13 minuti e poi in qualche modo lanci un messaggio. Facciamo l'esempio proprio della ricetta del baccalà mantecato, come queste due cose si sì, uniscono. Possiamo fare di quelle che vuoi. Eh, questo qua è. Eh, lo scopo è quello di, innanzitutto le mie ricette sul sito si trovano tutte le dosi precise, i tempi di cottura, di preparazione, con ciò possono essere veramente effettuate, non sono teoriche e basta, possono essere fatte anche da te Paola. Allora, Grazie. Eh, sì, sì, sicuramente. E, e lo scopo è proprio questo, uno, uno si sente dire baccalà mantecato su chips di polenta, ma io non posso farlo questo piatto qua. Qui bisogna essere stellati, qui bisogna essere eh, di, di qualche filone importante, di aver fatto tanta esperienza. Invece, il mio scopo di questa ricetta specifica è quello di dire: no, se tu ti metti, se tu ti impegni, puoi fare anche te e raggiungere certi obiettivi che non ti immagineresti. Per esempio, il pesce, appunto, come dicevi prima, dello spilettare, che è, è un pezzo forte della mia cucina. È un bias mentale, cioè è un blocco mentale. Dire che il pesce bisogna essere esperti a, a sfilettarlo, a prepararlo, è lungo. No, possiamo, noi abbiamo i talenti. No? Ecco perché, qui l'evangelizzazione alla fine lo dirò eh, della, della ricetta: abbiamo i talenti, ma dobbiamo avere il coraggio di investirli. Questi talenti, ecco allora nella cucina, li investo bene e poi anche li investo e vedo subito il risultato, è un risultato gustoso perché buono, capito? Allora. Questa ricetta proprio per questo specifico, non cose impossibili, se tu ti metti, certo devi seguire delle regole, come dicevo, delle dosi, dei tempi, eh, anche um, una struttura del procedimento, ma lo fai, puoi fare tutto, ecco allora una spinta a non rassegnarci. Che meraviglia, quindi una spinta a non rassegnarsi, non sì. dire non ce la posso fare, ma è una cosa che posso fare seguendo le regole, appunto, e eh, in qualche modo eh, lasciandomi anche un po' ecco, ispirare dal fatto che quando si è in cucina, come dicevi giustamente tu, si crea qualcosa e poi immediatamente, magari nel giro di un paio d'ore, puoi assaporare il frutto di quello che hai eh, realizzato. Eh, Don Pierluigi, eh, sei sacerdote, quindi. Quindi una vocazione al sacerdozio, una vocazione alla cucina. Possiamo parlare di vocazione anche per la cucina, anche per, eh, per questo? Sì, sì, senz'altro una vocazione, perché tramite la cucina eh, io eh, eh, mi realizzo. Ecco la vocazione, la parola che hai usato te che a me non veniva, eh, eh, mi realizzo perché uno anche vedendo questi piatti qua, mi ripeto un attimo ma approfondiscono eh, vedendo questi piatti qui che fa il suo risultato si prende fiducia anche in se stesso poi condividendoli, perché ogni piatto va condiviso, condiviso. Papa Francesco eh, ce l'ha per esempio con le monoporzioni perché lui dice, le monoporzioni sì, eh, sì, sì pare c'è risparmio eh, di non gettare le cose ma non si getta lo stesso se io ho la torta se io ho un piatto, appunto, ecco qua il baccalà, è, è tanto, lo condivido con gli altri. È come il discorso della moltiplicazione dei pani e dei pesci: no? lo, è per condividere con gli altri, capite? Allora, è una vocazione per realizzare se stesso, per dare fiducia a se stesso, è una vocazione per eh, aprirsi e eh, direi anche avere la carità eh, verso gli altri. No? Matteo, alla fine, Matteo 25, lo conosciamo, no? dove saremo giudicati. Eh, il primo, eh, avevate, avevo fame, avevo sete, avevo fame e mi avete dato da mangiare. Proprio la prima eh, del giudizio, noi saremo giudicati, ecco perché è la vocazione in senso tondo, proprio in cucina, si può eh, realizzare. Che meraviglia. Hai parlato di condivisione, la bellezza poi di cucinare per gli altri perché eh, quando parli appunto con gli amici o con i familiari, nessuno ha voglia di cucinare per se stesso. Tutti quanti dicono: Io cucino per gli altri perché mi piace cucinare per mia moglie, per mio marito, per i miei figli, per gli amici. Eh, è raro che qualcuno. Prepare un piatto eh, importante, buono, gustoso solo per se stesso. La bellezza proprio della condivisione. E a tavola è bello proprio condividere. Sì, sì, eh, la condivisione è quello che ho eh, citato uno, ma anche tutti gli altri episodi di quando Gesù eh, fa proprio eh, la manifestazione del regno di Dio attorno a, al tavolo, no? quanto la peccatrice sappiamo eh, che va in casa eh, a lavare i piedi, tutti gli altri episodi, eh, anche da risorto condivide, però sono tutti, noi vediamo che non mangia mai da solo anche Gesù, condivide con gli altri e nella condivisione uno eh, non solo eh, eh, la dà agli altri, no? perché faccio qualcosa per amore degli altri, ma capisce davvero quanto ha ricevuto da Dio, eh? proprio condividendo con gli altri, e poi si intavola un dialogo. No? <ride> I mm. dialoghi eh, che si intavolano a, a tavola eh, eh, non ci sono altrove. Con ciò, è più bello di comunicare esatto. Eh, ecco esatto a un piatto, a una tavola, è proprio la condivisione: allora, non solo del cibo, ma la condivisione che aumenta, si sviluppa e sfocia in una condivisione. Delle proprie sentimenti, delle proprie idee, a condivisione anche della vita altrui e della mia che la metto eh, in, in, in comune con altri, un'apertura eh, è una porta di apertura verso gli altri, grandissima, che si spalanca! Che bellezza! Eh. Allora, Don Pierluigi, eh, voglio <ride> mh, che tu resti con noi ancora qualche minuto eh, perché eh, poi dobbiamo vedere insieme, poi ci saluteremo con la tua ricetta eh, che. Tenterò di provare, poi ti farò sapere com'è andata. Intanto ce ne sono però tante, dobbia... tante in programma, eh. Eh. ce ne sono tanti altri in programma interessanti. Ah, eh. bene, io parto dal basico, però anche se tanto basica non è questa, sì, sì. adesso scopriremo quale. Intanto, sì. però, dobbiamo cedere alla linea e alla regia. Fermiamoci, giusto due secondi, perché abbiamo, eh, non meglio un minuto e mezzo, perché abbiamo un tassativo da rispettare, e poi torneremo di nuovo insieme in compagnia di Don Pierluigi Plate e della sua Alla Risposta in Cucina. E torniamo in compagnia di Don Pierluigi Plata e della sua, eh, del suo progetto La Risposta è in Cucina, che trovate sul canale YouTube, proprio così La Risposta è in Cucina, anche sui social. Eh, prima di eh, lasciarci, Don Pierluigi, e eh, di concludere, proprio ascoltando, vedendo una eh, ricetta come preannunciavo ai nostri amici telespettatori, che abbiamo dovuto tagliare, capirai per motivi eh, di tempo, volevo fare riferimento ad un'esperienza. Eh, che tu hai fatto perché sei stato tanti anni sacerdote della diocesi di Brescia oggi sei ad Ancona e sei stato eh, non so se lo sei ancora assistente spirituale ehm, eh, hai fatto dei, delle settimane sulla nave Garibaldi sì sì eh, ehm, più di due mesi sono, sono stato sulla nave Garibaldi è un'esperienza veramente bella perché si assistono eh, nel caso specifico i marinai Proprio in tutto, si, si sta con loro tutta la vita, tutta la giornata, si condivide ogni cosa. E, e in questo caso noi siamo andati fino a su nel Circolo Polare Artico per un'importante operazione per la sicurezza in quei luoghi lì, adesso che c'è eh, con un po' la guerra, eh, i venti purtroppo tristi. È bellissimo perché davvero qui... Eh, eh, come dice Papa Francesco si davvero respira eh, lui dice l'odore delle pecore io in questi mesi qua che sono stato insieme ho respirato proprio la salsedine dei marinai no? No? perché sperimenti i loro problemi le loro difficoltà eh, eh, gente che per esempio eh, più di 650 persone pensa che eh, distanti dalle famiglie eh, due marinai addirittura gli sono nati i bambini mentre eravamo in navigazione Eppure eh, loro hanno proseguito. È una bellissima esperienza stare vicino alle persone, davvero. Eh, si impara eh, a evangelizzare, ma anche l'umanità di queste persone. Quanta bellezza, eh, Don Perluigi. Come dire, immagino che. Eh, il senso di gratitudine perché ehm, in qualche modo il Signore grazie anche al tuo talento ti permette di fare queste esperienze. E, mh, ieri eh, nella nostra telefonata ecco, preparatoria in vista di questo collegamento, di questa intervista, facevi anche riferimento al, al carcere, alla cucina abbinata all'inclusione eh, lavorativa. Eh sì. Eh, cosa puoi raccontarci sì. in merito? ma Sono stato in qualche carcere, soprattutto quelli della zona di Milano, perché um, stanno facendo dei laboratori eh, per poi eh, reinserire i carcerati quando usciranno nel mondo, di lavoro, nel mondo del lavoro, proprio della cucina. E lì, come sai, in tante carceri anche sparse d'Italia. Addirittura loro cucinano. La sera fanno un, 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 un ristorante aperto alle persone esterne, e loro fanno tutto da zero. E anche qui conferma un metodo molto bello di eh, reintegrarsi e di capire eh, di capire che eh, io lo accennavo prima, io anche se ho sbagliato succede allo chef più esperto eh, non tutte le ciabelle escono col buco no però rifarne un'altra ecco anche se hai fatto Mari eh, in passato delle scelte sbagliate oppure hai usato male la libertà eh? la libertà questo eh, si insiste tanto quando vado con eh, in questi luoghi di carcerati adesso tramite la cucina puoi usare bene la libertà perché per esempio le norme di seguire toddy, la lievitazione, per esempio, di tante ore, la cottura di tante ore, eccetera. Non è un qualcosa eh, che, che mi deve sentirsi qualcosa di schiacciato, ma è, addirittura è per realizzarli. Ecco, mm. è molto, anche questo, uno di questi laboratori è molto interessante per ristabilire quello che magari hanno fatto per cause esterne, non certo. magari di se stesse, ha sbagliato nel passato. Ne abbiamo avuto modo anche di raccontarle queste realtà lavorative. Eh. Il ristorante di cui facevi, a cui facevi riferimento, immagino sia quello eh, di, ehm, del carcere di Bollate ristorante in galera <ride> della eh, meravigliosa Silvia Polleri. Quindi immagino tu Meraviglia. abbia fatto riferimento proprio a questo progetto incredibile. Allora, Don Pierluigi, ci salutiamo, ti ringraziamo, ti lasciamo andare perché hai una mattinata impegnativa, ci lasciamo andare con questa, uno stralcio, quindi ci perdonerai se l'abbiamo ridotto a pochi minuti della, eh, di come si preparano le barrette energetiche. Questa è una ricetta bella, semplice, che in qualche modo si può utilizzare anche magari da portare queste barrette quando si va a fare una corsetta, una passeggiata, trekking con gli amici o perché... No, lo spuntino di metà mattinata in redazione quindi le proverò le porterò qui e ti, faremo, e sono, ti faranno sono sapere da, sono Pre? semplici da fare e sono pieni di segno no semi di goji semi di zucca eccetera e sono i semi di cui parla continuamente Gesù nel Vangelo no e pensa sono poi agglomerate da che cosa dal sciroppo d'acero che tiene insieme questi semi allora c'è i semi e poi c'è il sciroppo d'acero, nessun altro ingrediente, ma il sciroppo sai che è estratto dall'albero. Allora tu vedi i semi, ma vedi anche il risultato dei semi l'albero. Ecco le barrette. E ti dà fiducia grande, ti dà grande fiducia, oltre a darti tanta energia, come dicevi te, ed essere usufruite dappertutto. Benissimo. Che bellezza. Grazie a Don Pierluigi Plata, sicuramente torneremo a collegarci con te, ci darai altre ricette. Eh, la risposta è in cucina è il tuo canale YouTube, ci lasciamo con questa ricetta delle barrette energetiche, ti salutiamo, ti abbracciamo e poi dopo la ricetta di Don Pierluigi andremo in pubblicità e poi spazio ad un nuovo ospite. Grazie, ciao. Ciao a tutti, ciao. ciao. Io ho una base, poi si può prendere quelle che si vuole, bacche di koji, eccetera, eccetera. Io per esempio ho già un mix di eh, semi di girasole, semi di zucca, poi sesamo. 150 grammi. Attenzione alle dosi e alla semplicità eh, di questo. Va bene, un pochettino di meno: 150, allora, cosa facciamo? ci aggiungiamo un 30 grammi 30 grammi, ecco qui, sì, di zucca poi appunto io voglio aggiungere 50 grammi tra nocciole tostate in più delle mandorle andiamo a fare 50 poi vi dico l'importanza dei semi eh Andiamo a tritare semplicemente, grosse più o meno come i semi, già sufficiente, sì sì, più che sufficiente anzi. Mettiamo insieme e come vi ricordate lo sottolineavamo bene nella ricetta dei baci di Dama, questi sono tutti... Ingredienti che se mescolati già bene anche a secco possono già sprigionare l'olio o altre proprietà dei singoli semi. Ma quello che voglio dirvi io, intanto che faccio eh, questo mescolamento, è che i semi devono ricordarci che da qui nasce tutto. Ho trovato, eccolo qui, ho trovato questo aggeggio. Eh. Interessante, questo aggeggio qui è, è un formino per sei barrette. Cosa si fa? Si riempiono. Poi vedremo. Questo di silicone si può mettere in forno e cuociono. Vedrete in un quarto d'ora. Ma è bello perché così siamo sicuri che rimangano pressate. I semi no? devono essere messi con pazienza bene in tutti gli spazi ma soprattutto dovete metterli pieni cioè non è possibile che voi riempiate solo eh, metà di queste barrette perché se no lo stanno insieme io ne ho fatte tante volte di sbagli non stanno insieme i semi devono essere proprio ecco distribuiti in tutto lo spazio della barretta ma soprattutto poi piano piano vanno pressati ma soprattutto poi vanno riempiti a colmo proprio così a misura a filo qua infatti ne manca di qua eh? a questo punto dopo 5 minuti ci vogliono belli pressati prendiamo la nostra teglia e li andiamo a infornare a 170 gradi per 15 minuti non di più 15 minuti. Ecco qua. Togliamo, come abbiamo detto, la plastica e teniamo solo il silicone. Bene. Ecco, a posto. Andiamo a metterli in forno. Bene. Direi che proprio si sono cotti al punto giusto e soprattutto si sono amalgamati. Sì, perché i semi eh, naturalmente, eh, si dice tante volte, con facilità si disperdono al vento, perché sono leggeri, pur avendo una potenza in sé, abbiamo detto, possono diventare degli alberi, ma basta, è bastato un po' di sciroppo e ha tenuto insieme tutti questi semi, così anche nella nostra situazione, aspettiamo un attimo perché devono raffreddarsi che si uniscono di più, così anche in certe situazioni noi dobbiamo trovare l'amalgama giusto, cioè il collante giusto per tenere unite le persone, le situazioni e anche magari certe relazioni. Va bene, allora manteniamoci anche noi compatti, cioè uniti perché la cucina, il cibo unisce, unisce, se uno cucina con passione già unisce con altre persone, con altre culture, abbiamo detto, ma poi anche nel consumare il cibo unisce, perché il cibo è un pretesto per stare insieme, un pretesto per dire eh, ti voglio bene, un pretesto per dire ti sono amico, un pretesto... Per far crescere una vita insieme ciao alla prossima ricetta è tutto per oggi da la risposta in cucina ciao